E allora siamo in studio, buongiorno, nel nostro angolo cucina, dopo essere stati attenuta da una lavigna, il nostro angolo cucina, cottura, beh insomma io lo devo ancora definire, lo abbiamo ancora lasciato vuoto perché vorremmo farvi vedere i particolari, così come abbiamo già fatto presentandovi i vari materiali che la compongono. È un'idea per una cucina sicuramente moderna. Mi chiedeva Stefania, ma lì non ci sono, lì davanti, Mary, non c'è una copertura? No, sono le nuove cucine, tutto a vista, perché i cassettoni li avete già visti come sono. Qui non è un errore, voglio dire, è proprio così la cucina, il mobile, l'isola, ecco, perché questo è il termine esatto, l'isola. Noi stiamo cercando di fare il resto, presto la vedrete completa, di tutto, insomma, con quelli che possono essere gli accessori che si trovano in una cucina, e così renderemo ancora più piacevole quest'angolo del nostro living. Io devo ringraziare necessariamente con tutto il cuore il mio direttore che, insomma, ha consentito in corso d'opera tutto questo cambiamento e naturalmente tutti gli amici, le aziende che hanno collaborato a che questo avvenisse. Il che significa che abbiamo già messo piede nella prossima edizione, cara Stefania, quindi sicuramente avremo di che divertirci anche, spero, se tutti ci stiamo e stiamo bene, la prossima edizione di Mattina Amica. Allora, con Stefania questa mattina, la nostra nutrizionista, dopo aver parlato degli alimenti, di pasta, di pane, di condimenti, eccetera, abbiamo deciso di entrare in un argomento assai importante, e cioè la cottura degli alimenti. Quindi con lei intanto impareremo a distinguere le pentole, i vari materiali, cercando di capire come effettivamente possono essere utili al mantenimento, no, delle strutture degli alimenti, quindi al loro sfruttamento al massimo, sempre al fine della salute, della buona salute del nostro corpo. E poi vedrete con lei le cose che prepareremo, quindi avremo veramente di che divertirci, giusto Sì, Stefania? certo. Molto spesso noi utilizziamo sempre le stesse pentole o sempre gli stessi metodi di cottura. Invece è fondamentale conoscere tutte quelle che sono le informazioni adatte per poter avere un maggior contributo nutrizionale da ogni alimento. Senti, ma ci aveva ragione mio padre quando diceva che si stava meglio quando si stava peggio, perché voglio dire, provate ad immaginare com'erano le cucine 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni Sì, fa, certo. ancora indietro, questi Come pentoloni no? fatti in terracotta, non esisteva l'alluminio, l'acciaio, la pietra, cioè, perché tutti questi cambiamenti, Però se tu Stefano? rifletti anche nella semplicità assoluta delle preparazioni tradizionali della nostra cultura, si utilizzavano tanti metodi, per esempio la cottura a fuoco lento vicino al camino, la cottura sul braciere, diversi materiali, si Questo è poteva. vero. E quindi diciamo è chiaro che poi l'evoluzione ha realizzato degli strumenti diversi, delle cucine più tecnologiche e quindi oggi abbiamo l'ausilio di nuovi materiali e di nuovi strumenti per poter preparare le nostre pietanze. Ma Prego. No, qui le domande verranno proprio, fioccheranno, mia cara. diciamo che l'uomo mangiava solo alimenti crudi, ha iniziato a cucinare nel momento in cui ha intuito che una cottura potesse dare un valido contributo sia per la conservazione dell'alimento che per una migliore digeribilità. Quindi Stefania, effettivamente, insomma, è un po' frutto di studi, di esperimenti, Ma certo. naturalmente anche tecnici, quindi proprio, insomma, affidati a persone competenti che poi sono in grado. Perché alla fine, se ci sono tutte queste scoperte, i costi di queste pentole sono incredibili, sono veramente molto molto alti in proporzione a quello che potrebbe essere o quello che era, insomma, il vecchio tegame di alluminio, la vecchia padella, no? Beh, diciamo Adesso che hanno dei. l'alluminio tal quale oggi non è più Sì, appunto, dico, proponibile non esiste perché più, è chiaro. un alimento cotto non può rimanere all'interno dell'alluminio perché avviene proprio in pochissime ore un processo di ossidazione che quindi inquina dal punto di vista chimico l'alimento contenuto nel tegame. Si possono ancora utilizzare, magari vedremo per alcune esigenze o necessità, ma l'alimento cotto nell'alluminio deve essere subito
tolto dal suo tegame. Miame. Ma perché è importante conoscere i metodi di cottura? Perché gli alimenti hanno delle caratteristiche nutrizionali, ma possiamo parlare di aspetti nutrizionali su diversi livelli. Il primo livello riguarda le proprietà nutritive, quindi le proprietà intrinseche dell'alimento stesso. Un secondo livello invece riguarda la diversa tipologia di cottura. Mm. Cioè se io, per esempio, facciamo un esempio di un carciofo, se io preparo un carciofo crudo marinato avrà una funzione, se lo faccio cuocere bollito in acqua avrà un'altra funzione, se invece lo mangio fritto e dorato, cioè impanato nell'uovo, avrà un'ulteriore funzione. Allo stesso tempo gli alimenti preparati con determinate tecniche di cottura devono essere anche ben inseriti all'interno di un menù. Associare un pesce cotto in padella con il radicchio non è la stessa cosa che mangiare il radicchio associato alla carne. Sì, questa è una cosa, guarda, che con te ormai abbiamo praticamente compreso perfettamente. E allora io, è per questo che ho voluto, insomma, fortemente quest'angolo, perché a questo punto entriamo proprio nel tecnicismo dell'argomento, quindi come si sceglie una pentola, quali sono i canoni a cui deve rispondere, in base, ovviamente, credo che questo sia uno dei più evidenti, in base a quello che sarà il suo utilizzo, quindi la padella piuttosto che la casseruola, piuttosto che, vedete, quella pentola sulla nostra piastra di cottura. È di un materiale straordinario, ma di quella, secondo me, su quella potremmo fare una puntata direttamente. Sì, faremo una puntata, esatto. E faremo proprio vedere, capire, comprendere perché poi, insomma, ha un senso che questi accessori da cucina abbiano dei costi così particolari. Allora, Stefania, qui abbiamo... Allora, abbiamo delle padelle di diversa dimensione e di diversi materiali e abbiamo due casseruole. Questo perché cuocere un alimento in padella è molto diverso da prepararlo in casseruola. Una padella è un tegame che è basso, quindi non è un tegame alto, quindi ciò vuol dire che in cottura subisce una veloce disidratazione. Quindi quando abbiamo bisogno di saltare delle verdure, di non imbibire i liquidi, cioè di non far imbibire l'alimento con i liquidi della cottura, la padella è il tegame ideale per fare queste preparazioni. E non è assolutamente indicato per preparare una frittura. Invece questo è uno degli errori che molto spesso si utilizza, perché con l'obiettivo di non consumare una quantità eccessiva, soprattutto se si frigge in olio extravergine di oliva, molto spesso si fa l'errore di utilizzare una padella. Beh, questo è un concetto che capovolge completamente la mia idea di cucina. Quindi la frittura non va fatta in padella? Non va fatta in padella, ma va fatta assolutamente in una casseruola, quindi un tegame che abbia una media altezza. Ecco, qui abbiamo una casseruola un po' più piccole dimensioni, magari devo preparare una frittura solo per una o due persone, questo tegame di questa dimensione è assolutamente adatto. Poi faremo vedere, poi entreremo nello specifico, ne comprendo anche la ragione, solo che... Ecco, l'idea che la padella non debba essere utilizzata per friggere, in effetti fa un po' specie. Certo, perché la quantità di olio è tale che l'alimento non viene immerso completamente nell'olio. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui immergo 3 o 4 pezzi di qualsiasi vegetale, carne o pesce, la temperatura... Sì, poi bisogna girarli, ma a parte questo, essendo la quantità di olio ridotta, la temperatura dell'olio si riduce notevolmente e la poca quantità di olio presente non fa altro che imbibire l'alimento di olio extravergine di oliva. Quindi quando molto spesso un paziente si rivolge a me e dice: dottoressa, ma io non digerisco la frittura, quando la consiglio come tecnica terapeutica, io dico sempre: ma friggi in padella? E la risposta molto spesso è positiva. Ma infatti, perché insomma, la padella, notoriamente la padella viene utilizzata per friggere. Ora, è vero che per logica si può anche arrivare a quello che tu dici, perché se si vede anche, si guarda anche la tecnica delle friggitrici, no? Adesso tante signore l'hanno in casa perché per via dell'odore del fritto, per la comodità, per la velocità,
usano questa tecnica, quindi il cestello. Non avete mai visto una friggitrice che possa avere una dimensione tipo quella, ma sono sviluppate in lunghezza perché c'è il cestello, vanno riempiti di olio e nel cestello a volte sono molto alte e questo non va bene, perché comunque un'altezza superiore a quella standard di una casseruola può provocare la formazione di condensa lungo le pareti, che quindi poi si trasforma in acqua e cade nel mezzo di cottura. Impareremo a cucinare a 53 anni, voglio dire. Ma non è, cioè, piuttosto che imparare a cucinare, sicuramente sono dei consigli che rendono l'alimento più digeribile e fanno esplicare all'alimento al meglio le proprie caratteristiche nutrizionali. Ecco, questo sì. E quindi diciamo qui abbiamo due padelle che, oltre ad avere un diametro leggermente diverso, sono anche fatte di materiale diverso. Questa è una padella di acciaio inox, mentre questa è una padella, diciamo, l'evoluzione delle padelle al teflon. Quindi è una padella che ha il cosiddetto rivestimento antiaderente, ma cosiddetto rivestimento tipo pietra. Sai che stanno invadendo letteralmente il mercato questo tipo di pentole. Perché, Stefania? Qual è la comodità di utilizzare una pentola, ecco, una padella, a prescindere, diciamo, dalla forma, dal diametro? Ma certo, dal diametro, esatto, chiaro. Perché è preferibile cioè ha un mercato molto più ampio, no? Una pentola di questo materiale, di questo genere, piuttosto che una, per esempio, in acciaio. Tu prima hai fatto riferimento, no? Mi hai detto l'evoluzione, la scienza è andata avanti, le scoperte. È chiaro che il rivestire con il materiale teflon le padelle antiaderenti molto spesso contaminava l'alimento, perché le stesse padelle antiaderenti, anche se di ottima qualità, anche se costose, però con l'utilizzo rilasciavano il rivestimento antiaderente, cioè infatti molto spesso compaiono un po' graffiate. Bisognava fare attenzione a non utilizzare delle strumentazioni in acciaio che potessero accentuare l'effetto del graffio, e quindi comunque, anche se microscopica, una leggera cessione di questo materiale all'alimento nel corso del tempo avveniva, e questo non va assolutamente bene. Mentre una padella di questo tipo, che oltretutto con il fondo che ha è adeguata ad essere utilizzata per tutti i fornelli a induzione, elettrico, a gas, quindi non crea differenze di utilizzo sui vari fornelli, sui vari fuochi, diciamo così, è ottenuta con una tecnologia che non consente la cessione del materiale che va a rivestire il tegame stesso. Sicuramente a tutto questo sta contribuendo anche tutta una serie di spazi televisivi che vengono dedicati alla cucina e più che alle cotture, insomma, alla preparazione della ricetta vera e propria. Per esempio, un'altra cosa che sicuramente tutte voi avrete notato è che non si vedono fornelli a gas. Non sono più a gas, sono tutti quanti di quel tipo, in di induzione, maniera, quindi sì. con la corrente, queste fonti di calore che diventano immediatamente fluorescenti e quindi trasferiscono anche energia termica. Brava. E quindi anche questo, secondo me, ha influito, no? Questo ma cambio. Sì. Diciamo che alla fine hanno un'utilità funzionale, cioè sono più facili da pulire, da utilizzare, non si è sottoposti al rischio del fuoco, però che diciamo che in qualsiasi strumento si utilizzi per la cottura, l'alimento si cuoce per induzione, quindi sempre per cessione di calore da una fonte, quindi che eccede a un'altra fonte che riceve, in questo caso l'alimento. Quindi a prescindere dalla fonte che si utilizza per cuocere, chiaramente il materiale con cui l'alimento entra a contatto, che funge da trasmettitore di questo calore, è fondamentale. Ecco. È fondamentale. Infatti, vedete, le basi sono molto particolari. Sì. Spero che non rifletta la luce, Franco, dimmi un po' tu. Le basi sono molto particolari di questi tegami. Questi vanno bene comunque ovunque, sul fuoco, ecco. Sì.
vedete, sul fuoco, sulla piastra elettriche, sì, o piastra induzione. Su quella induzione, quindi effettivamente sono componenti di cucina che possono essere sfruttati in tutti i tipi di cucina, no? Ecco perché magari oggi il costo ha questo prezzo, però ricordiamo quant'è la durata di una comune padella antiaderente, meno costa, meno dura. Anche un'ottima padella antiaderente realizzata col metodo classico, diciamo prima di queste padelle, di questi tegami in pietra, comunque se di ottima qualità aveva i suoi costi. Sai Stefania, il tempo insomma è già diventato molto, molto poco per questa puntata che volge al termine. Ci sono anche degli altri sistemi di cottura di cui io poi vorrei parlare con te. Avete sentito parlare sicuramente dei famosi wok, no? Che sono proprio anche, cioè oggi non si parla più in realtà di tegame, ecco, si parla di sistemi di cottura. Quindi quando noi andiamo ad acquistare, se entriamo in un negozio come competente, come i nostri amici di Prisma, Barletta, che ci mettono a disposizione questi materiali, non sentirete più parlare di, quindi specialisti ovviamente specializzati nel campo delle vendite, voi non sentirete più parlare di tegami. No. Ho bisogno di un tegame che contenga 5 litri o di una padella per friggere. Sentirete parlare sempre di sistemi di cottura. Sì. Vero? Sistemi di cottura, oppure molto spesso la tecnica. Dà il nome allo strumento, lo strumento dà il nome alla tecnica, come nel caso del wok. Del wok, ecco, che io ce l'ho una, mi è stata regalata, a dirti il vero. Ed è, io la trovo meravigliosa. Sì, è molto versatile. Mamma mia, là dentro ci ho fatto di tutto, dallo spezzatino al brodetto di pesce, alla pasta mantecata. Sono un sistema, io trovo un sistema di cottura davvero eccellente, costa un pochino, infatti quella mi è stata regalata, vi dico la verità, ecco, da signora di casa, da signora che si dedica alla cucina. Però devo dire che la spesa vale l'impresa, certo. Perché tu ne hai uno, lo puoi, se sai usarlo, lo utilizzi in vari modi, no? È un investimento. Alla fine. E noi faremo un percorso, certo, nel dimostrare le varie tecniche di cottura nei vari materiali, però invitiamo le amiche a casa a fare domande, certo, e tutte le curiosità, tutte quelle che sono le informazioni che magari si vuole approfondire, su cui si vuole avere una conoscenza. Certo, maggiore. Certo, lo faremo senz'altro. Va bene, allora per questa mattina con Stefania abbiamo concluso. Vi ricordo che se voi avreste bisogno di una consulenza specifica, non soltanto per perdere peso, così come noi vi ricordiamo nei nostri messaggi promozionali, non solo per perdere peso, ma per intolleranze alimentari, perché siete vegetariane o perché siete vegane o perché dovete tenere sotto controllo la pressione piuttosto che il diabete, beh, è la nostra dottoressa del latte a vostra disposizione. Vi ricordo il suo numero per prenotare una visita, che è il 320-7405-079, ma qualora vi dovesse sfuggire, io sono a vostra disposizione per darvi ogni indicazione. Va bene cara, allora il nostro appuntamento per la settimana mille. Prossima. Grazie a tutti. E settimana prossima cominciamo a cucinare, come ci divertiremo. Adesso pubblicità, poi ci adesso parliamo di moda. Pensate un po' come si passa dalla cucina alla... Dove? Un armadio normalmente sta in camera da letto, no? Sì. Ecco, la camera da letto con la nostra Sara Sfregola.